Il sottoscritto sovrintendente capo della Polstato, Silvia Palumbo, in forza alla sezione mobile, unitamente al collega Marcello Santoro, si recava in data odierna alla scuola media statale Salvator Rosa, presso la quale, con il permesso del preside, il professor Vittorio Pezzati, otteniamo di parlare in forma privata con il minore Pianese Nunzio. Questi signori sono assistenti sociali. Vogliono parlare con te. Perché? Te lo diranno loro stessi. Ciao, Nunzio, io mi chiamo Silvia e lui è Marcello. Che volete? Parlare un po' con te. Non ti preoccupare, siamo qua solo per aiutarti. Io sto bene come sto. Senti, Pianese, questi signori stanno qui per compiere il loro dovere, che è quello di parlare con te. Io non tengo niente da dire. Nunzio, come sei drammatico. Intanto, perché non facciamo un po' di conoscenza? Guarda che non ci devi svelare niente della tua vita privata. Ti piace sempre andare in chiesa? O hai cambiato qualche cosa? Che doveva cambiare? Tu sei molto amico di padre Borrelli, è vero? Da quanto tempo lo conosci? Da prima. Da prima quando? Dall'altra chiesa. E poi? Lo conoscevi dall'altra chiesa, e poi? Ma voi che ve ne fotte? Pensate, ma questi che vogliono? Io devo studiare. Questi signori ti vogliono aiutare. Da quando sono nato tutti quanti mi vogliono aiutare. Ognuno mi aiuta, mi aiuta. Ma me l'avete chiesto a me se voglio essere aiutato. Non voglio essere aiutato, va bene. La seconda volta che siamo ritornati a scuola, invece, come per liberarsi da un peso che gravava sulla sua coscienza, il Pianese, spontaneamente, dopo essere scoppiato a piangere, confessava tutto, come da verbale. Considerato che non eravamo riusciti a contattare nessun familiare, la deposizione veniva presa in presenza della professoressa Adriana Magli. Il Pianese, però, nonostante i numerosi inviti della sottoscritta e dell'agente Marcello Santoro, non aveva nessuna intenzione di venire a confermarla in procura. Pertanto, non sapendo come fare per convincerlo, decidemmo di rinunciare, almeno per il momento, nell'attesa e nella speranza che il Pianese ci ripensasse in seguito. L'accertamento presso la scuola veniva effettuato in data odierna.